telefonata e chiamiamo il presidente Pulvirenti. Presidente, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, la domenica buonasera. Di completo relax, anche se insomma fu un'estate da questa tragedia di una morte sul campo. Presidente, per quanto riguarda gli impegni del Catania, così entriamo anche nel discorso agonistico, ecco, questo slittamento di una settimana può favorire in qualche modo il recupero anche degli infortunati? Insomma, fa bene questo riposo forzato, secondo lei? Ma sai, come si fa a dirlo, no? Questo è un riposo che vale per tutti, per cui vale per noi, vale per gli avversari, non credo che ci sia qualcuno che si possa avvantaggiare, diciamo, non è stato un riposo dovuto a questa tragedia, per cui credo che le cose non cambieranno per nessuno, cambieranno per tutti, quindi non credo che ci sia una squadra che si possa avvantaggiare rispetto a un'altra, assolutamente. Senta Presidente, abbiamo letto anche noi delle notizie relative a qualche nuovo assetto a livello societario, ma che riguarda soprattutto Torre del Grifo. Abbiamo saputo dai giornali che Pietro Lomonaco non è più amministratore della Segea che gestisce Torre del Grifo. Ci sono altre novità in vista? No, novità, io ho già parlato di questa storia, ho detto che io ho le idee chiare su quello che devo fare, l'ho detto un po' di tempo fa, quindi vado avanti per la mia strada, quindi presto poi saprete quelle che saranno le novità. Piuttosto è da registrare questa novità. Una volta si parlava dei giocatori che interessavano a più squadre, poi gli allenatori, ora siamo arrivati anche al discorso dei direttori sportivi. Quindi mai vera, credo che sia capitata un interessamento così di così tante squadre, vero, presunto, reale, comunque tutta questa storia attorno a un dirigente di calcio. Però le cose cambiano, registriamo che evidentemente a Catania sappiamo fare le cose per bene. Ecco, peraltro queste voci sono alimentate, Presidente, anche dalle dichiarazioni dello stesso amministratore delegato del Catania, Lomonaco, che insomma parla anche durante la settimana con molte radio, con molti colleghi, e vengono riportate insomma quasi quotidianamente anche da Criscitiello, per esempio, da Sport Italia. Ma è ovvio, no? Che è chiaro che anche se a onor del vero non si è parlato mai di una squadra, ma di tante situazioni, sì. Però non c'è stata mai, cioè, è stato messo sempre in dubbio il futuro a Catania, per cui solo fatto che si dice io non so cosa farò a giugno significa praticamente che sto mettendo in dubbio, quindi in effetti poi non faccio altro che alimentare anche le voci, quindi questo mi sembra abbastanza normale. Poi nel nostro mondo, è un mondo molto attenzionato, di fondo un discorso di questo genere, chiaramente poi ognuno va anche oltre, perché poi io in effetti non ho mai sentito, diciamo, di discorsi reali. Certo. Supposizioni mai smentite. Soltanto chiacchiere. E chiacchiere che però giustamente poi io li ascolto, leggo, sento e mi faccio anche io la mia opinione. Presidente, un'ultima domanda, non sono chiacchiere. Montella resta al Catania anche per la prossima stagione? Ma credo di sì, credo che diciamo, il nostro rapporto è buono, oltre ad essere buono c'è anche un contratto che diciamo, in un certo senso dà la possibilità sia a noi che al nostro allenatore di poter continuare un altro anno. Credo che l'interesse è reciproco, ma interesse Catania a mantenere Montella, credo che Montella abbia tutto l'interesse a rimanere a Catania. È giovane, deve fare tanta strada, deve crescere, quindi credo che un altro anno a Catania gli farà bene. Presidente, è sempre convinto che il Catania arriverà prima del Palermo? Ma guarda, ieri sarà una lotta, io l'ho detto fin dall'inizio, cioè non volevo assolutamente mancare di rispetto a nessuno, solo detto che il Catania di quest'anno mi sembrava essere molto vicino al Palermo. Io ho detto beh, arriveremo primi, ma è chiaro che prima del Palermo volevo dire che diciamo c'era tra le squadre c'era molta competitività. Credo che a 5 giornate dalla fine questo mio
questa mia previsione possa essere è stata confermata dai numeri, quindi siamo là, 3 punti, 4 punti, alla fine si tratta di una partita, quindi può succedere che qualcuno sicuramente arriverà prima dell'altro, ma sarà per questione di pochissimo, quindi non credo di aver detto una cosa folle, assolutamente. Assolutamente, è vero. Grazie Presidente. Grazie a voi. Bocca al lupo. Grazie.